Buongiorno a tutti, oggi vorrei illustrarvi un lavoro riguardante l'innervazione della fascia profonda. In particolare abbiamo confrontato la fascia toracolombare e la fascia epimisiale gluteale di 7 topi tramite un lavoro di immunoistochimica. Innanzitutto abbiamo dimostrato che entrambi i tipi di fascia hanno la stessa quantità di fibre nervose autonomiche, pari allo 0,08%. Però la densità e la distribuzione delle fibre nervose mieliniche è molto diversa nei due tipi di fasce. Ovvero nella fascia aponeurotica abbiamo dimostrato che c'è una densa innervazione disposta a rete e la densità delle fibre nervose è maggiore rispetto alla fascia gluteale, ovvero è pari al 9% rispetto al 3% della fascia gluteale epimisiale. Anche la densità e la lunghezza, lo spessore di queste fibre nervose è diverso. In particolare, per esempio, nella fascia toracolombare la lunghezza media delle fibre nervose è di 87 mm contro i soli 3 mm della fascia epimisiale gluteale. Inoltre, nella fascia epimisiale abbiamo riscontrato la presenza di organi tendini del Golgi, di fusi neuromuscolari, di giunzioni neuromuscolari, che invece erano assenti nella fascia toracolombare. Questo ci dimostra che i due tipi di fasce sono sì innervate, ma in maniera diversa e quindi hanno funzioni diverse. L'innervazione della fascia epimisiale permette alla fascia gluteale di coordinare l'azione delle varie unità motorie del muscolo a cui quella fascia è associata. Mentre dalla rete di fibre nervose della fascia toracolombare, disposte in maniera romboide e molto fitta, permette alla fascia toracolombare di percepire tutte le tensioni che derivano dai muscoli ad essa associata e quindi di funzionare come un proprio recettore.